Chiedo scusa, lei ieri ha avuto incontri romantici, sì. Vuol dire qualcosa? No. Se non che sono tornato contento. Vabbè, diciamo che domani è stata una giornata importante, ieri è stata una giornata importante, mettiamolo in questo modo. Primo luogo perché ancora una volta San Gennaro ha sciolto il sangue immediatamente e io ho questo privilegio che ho fatto l'ottavo anno il sindaco con San Gennaro e ancora una volta ci ha dato questo dono. Ma è una giornata importante per la città, anche per altri due motivi. Qui non c'è stato solo l'episodio chiaramente gravissimo che abbiamo commentato di Forcella, abbiamo oltre a quelli di San Giovanni. Udienza NM, siamo soddisfatti, udienza ieri importante, nel giorno di San Gennaro si rischiava il tracollo, invece credo che metà del gaudio, metà della strada è stata fatta e quindi siamo soddisfatti, c'è un lavoro da fare nei prossimi 40 giorni, ma stiamo sulla strada giusta, ho fatto anche ieri pomeriggio un incontro a Roma su questo e sono molto soddisfatto. E poi ho fatto gli incontri a Roma molto utili che chiaramente vanno nella direzione di un cambiamento importante nei rapporti tra governo e autonomie locali, in modo che si superi la fase dei provvedimenti tampone o delle norme, come dire, che vanno a coprire quella o quell'altra falla, voi di Milano, voi di Torino, voi di Roma, voi di Napoli, voi di Catania, e soprattutto perché ci siamo resi conto che qualcuno ci vuole trascinare nel giochetto dei videogiochi istituzionali e politici, cioè che tu superi tutti gli ostacoli e la mattina dopo te ne mettono un altro assurdo in violazione di Costituzione. Questo è contro i territori, è contro gli abitanti, è contro i cittadini, è contro chi viene eletto direttamente dal popolo, ma soprattutto è contro la Costituzione. Quindi su questo ci siamo stancati e quindi il lavoro sarà fortissimo perché raggiungeremo degli obiettivi importantissimi per i territori, per le autonomie locali e ovviamente per la nostra città.